Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Suo della squadra, ma soprattutto frutto della sua decisione. Sì, c'era generalmente quando si vince sono sempre i tecnici, i ragazzi, il pubblico, non dimentichiamocelo, perché ha fatto il pubblico oggi, è stato veramente, anche quando ci mancava Boucher, o quando ci è mancato Mingazzini, era l'undicesimo uomo in campo in quel momento. E comunque ho visto una squadra motivata, umile, caparbia, decisa, una squadra volitiva che ha saputo reggere l'urto di 11 contro 10, un periodo breve anche 9 contro 11, e dopo naturalmente, siccome hanno profuso un grande sforzo per arrivare al 2-0, alla fine ci siamo un po' tirati indietro per scelta del mister. Cosa si deve dire del mister? Il mister non ha sbagliato niente, né nel mettere la formazione in campo e nemmeno durante l'esito della partita. Quindi cosa c'è da dire? Che abbiamo avuto un grande sepe, veramente, e quindi io penso che, siccome anche lui fa parte del gruppo, della squadra, è giusto che abbia contribuito a questo successo notevole. Io lo chiamo notevole questo successo, a prescindere da tutti quelli che dicevano che noi eravamo l'ottava forza del campionato. Evidentemente si sono sbagliati, ma questo non è per far polemiche, perché se ci fosse da far polemiche, io vedo Antonio, ci sarebbe, ma io non ho fatto polemiche, vero? No, hai anticipato la mia domanda. Io non ho fatto polemiche, perché questa si può dire che sia stata una caduta verticale. Sapete a che mi riferisco? In vista di pane rilasciata un paio di giorni fa. Ora, non di tutto te, io lo dici te, io non ho detto nulla. Qui era un po' enigmatico quello. Vabbè, poteva essere enigmatico, invece vuol dire tante pubbliche. Insomma, l'hai detto te, eh. Io ho detto solo, sono stato abbastanza riservato. E dopo cosa c'è da dire? Che oggi, a una settimana, cioè ci godiamo con una settimana d'anticipo l'ingresso nei playoff. Dopo lavoreremo, me l'ho detto, come mister, ho detto lavoreremo indefessamente per arrivare a diventare, essere definiti la mina vacante dei playoff. Questo Pisa è in salute e questo Pisa può fare di tutto. I playoff sono una roulette, noi giocheremo alla roulette. Le armi le abbiamo giuste, le abbiamo molto, le abbiamo armi che possono offendere chiunque, e questo è il bello. Comunque andremo avanti con la solita umiltà e col coraggio dei forti. Noi siamo forti e oggi l'abbiamo dimostrato in lungo e largo. Traguardo raggiunto, che era l'obiettivo, era far meglio nella stagione scorsa, quindi sintomo che questa programmazione funziona. Io ci ho sempre creduto, io non ho mai detto non ci credo a questi ragazzi. Il gruppo era stato formato con dovizia, con l'intento di far meglio dello scorso anno. Purtroppo all'inizio un po' di sfortuna, però nonostante la sfortuna eravamo ai vertici. Dopo c'è stata un'inversione a U
che io non capisco perché, perché i ragazzi erano questi, il mercato ci ha portato all'acquisizione di giocatori richiesti dall'allora tecnico, ma dopo non è che siano stati solo giocatori da panchina, erano titolari entrambi, quindi va bene così. Dopo, per il resto, fatto questa scelta del tecnico, voi mi dite che la dovevo far prima, ma non è mai troppo tardi. Per noi il campionato è cominciato 5 domeniche fa, e con 5 domeniche nessuno ci può dire fortuna, sfortuna. Quando si vinca 5 partite ci vuole fortuna, l'ho sempre detto, però ci vuole anche forza, caparbietà, ripeto, umiltà, perché noi siamo un gruppo umile, però siamo anche un gruppo coeso, e con questo noi andremo avanti. Dopo chi vivrà vedrà. Io mi faccio un grosso in bocca al lupo perché tutto vada per il meglio. Grazie. Prego. Un'ultima cosa, giornata perfetta, forse neanche ci si poteva immaginare, è andata bene l'espulsione di Ringazzini, un po' le infastidisce immagino, perché in un quadro così perfetto magari se il ragazzo avesse... Ma Ringazzini, proprio perché il gruppo è così, Ringazzini ha visto che il giocatore, il numero 3 mi pare, abbia tirato un pugno a Boucher e gli ha rotto il setto alla sale. Avete visto quanto praticamente insanguinato, per tutto sangue, dopo è rientrato ma non ce la faceva e quindi ha dovuto uscire definitivamente. Quindi Ringazzini si è sentito un po' di difendere questo compagno, e quindi l'ha fatto bene, ma non perfettamente, perché il guardialine l'ha beccato. E qui non si pensa, perché per l'arbitro, diciamoci la verità, l'arbitro, se non era il guardialine, l'arbitro non se ne era mica accorto. E quindi poteva, l'arbitro non se ne era accorto, o forse se se ne è accorto non gli ha dato grande, ma io penso se ne sia accorto, perché... è corso dal guardalinea, perché questo guardalinea aveva il braccio ingessato e teneva la batterina per l'altro. A un certo punto, ecco, ora vedremo, insomma, c'è stato il direttore, ci ha parlato anche il giocatore, speriamo che non siano molto severi, e quindi speriamo in questo. Presidente, lo vogliamo di là? Sì, vengo.